Buenos dias. Ho appena finito di fare colazione. Sono quasi le 9. Riccardo, mio fratello, è andato a pescare di prima mattina. Oggi devo andare a comprare una nuova scheda di memoria per la videocamera. Sto girando mezzo Spagna. C'è qualche negozietto di informatica, però non tiene nada di quello che cerco io. Anche le tartarughe si pigliano il sole mentre io sto cercando un maledetto negozio di elettronica. Eccomi qua, alla fine ho preso un bus che mi ha portato direttamente a Playa d'Aro. Un posto mica male. Da come dicono dovrebbe esserci anche più attività notturna, discoteche, rispetto a dove siamo noi. E io qua sono venuto appunto per trovare quello che mi serve, ovvero la scheda di memoria per la videocamera. Adesso sto usando quella di mio fratello, di Riccardo. Ci sono delle formiche giganti. Molto carine. Bene, siamo in marcia, quindi speriamo di trovare finalmente quello che mi serve. Sono ritornato a mani piene, ho trovato quello che mi serviva. Mi trovo al ristorante, abbiamo ordinato una paella. Devo dire, niente male. Si digerisce un po' e dopo magari ci facciamo un giro. Finito di mangiare, sento pieno. Riccardo si ascolta la musica. Oggi a Playa d'Aro era pieno di discoteche, si intravedevano pub, locali notturni. Qua devo ammettere che c'è veramente poca attività. Un attimo vedendo dove andare, c'è qualcosa da fare, un localino, un bar. Magari due passi sul lungomare. Rischio di essere sparato qua, meglio andare. Vendono solo articoli di mare. Com'è il gelato? Un po' troppo pesante. Sarà al minimo 5 pieni. Todos vuoto. La costa. È tutto chiuso, tutto vuoto. Dove sta la fiesta, amigos? Non ce la posso scrivere, eh? Qui. Ci siamo persi. Ci siamo persi. C'è quel non so che di inquietante. Dobbiamo andare di qua. La luna piena. Che ci racconti? Cosa ne pensi di questo panorama mozzafiato? Thank you.
nulla, è un tipo silenzioso. Questo è il panorama che si può assaporare da qui. Bene ragazzi, per oggi il vlog finisce qua, ci vediamo ancora qui domani.